Resilienza inarrestabile. Come superare la demoralizzazione. Ti è mai capitato di rinunciare ad un proposito che credevi fondamentale nella tua vita solo perché non riuscivi a vedere dei risultati concreti o non avevi abbastanza fiducia in te e nelle tue capacità? A quel punto la demoralizzazione o chi ti stava intorno in quel momento hanno deciso per te che forse era il caso di dedicarsi a qualcosa di più concreto, seguendo criteri collettivi di gradimento. In questo quinto episodio della serie Verso il meglio, il potenziale dentro di te, esploreremo insieme la resilienza, una forza inarrestabile che ti permetterà di superare anche le situazioni più difficili. Condividerò storie e aneddoti di come io personalmente ho superato dei momenti difficili e ti guiderò attraverso strategie concrete per superare la demoralizzazione. Ma prima di iniziare, ciao, io sono Ryzen, curatore e creatore di questa serie basata sulle mie e sulle vostre esperienze. Lo scopo principale della stessa è quello di guidarvi o ispirarvi nella via che porta ad una versione migliorata di se stessi. Interagendo con questi episodi mi permetterai di crearne non solo di migliori, ma di crearne alcuni dedicati interamente a te, alla tua condizione personale e a quelli che possono essere dei consigli o delle ispirazioni che possono aiutare personalmente te. Ricorda che ogni nozione potrebbe sembrare fin troppo generica, ed è tramite l'interazione che mi aiuterai ad aggiustare il tiro e a dare le risposte più idonee, più corrette e più utili a quella che potrebbe essere la tua condizione. Grazie per l'ascolto e torniamo adesso all'argomento principale di questo episodio. Iniziamo subito citando quello che ci dice il vocabolario in merito alla demoralizzazione. Stato di avvilimento, di profonda sfiducia verso se stessi e verso gli altri. Di cause che possono far nascere la demoralizzazione ve ne sono davvero infinite. Alcune di queste le abbiamo già affrontate negli episodi precedenti di questa serie, in particolar modo nell'episodio 2, dove ho parlato di come abbracciare il cambiamento trovando la forza nelle vulnerabilità, e nell'episodio 4, dove ho parlato di come anche la semplice gestione e amministrazione del proprio tempo possa diventare causa di conflitto e scontro. Ti invito pertanto a recuperare questi episodi se puoi ritenerli utili. Personalmente, il più grande periodo in cui la demoralizzazione mi ha travolto in pieno risale più o meno ad un anno fa, dove mi è stata diagnosticata una capsulite ad entrambe le spalle, non solo una. Questo cosa significa? Ho visto praticamente in un solo giorno, in meno di 24 ore, tutti i progressi ottenuti durante il mio percorso psicofisico quasi andare via del tutto. In un solo giorno non avevo praticamente più la mobilità nelle mie braccia. Non riuscivo a lanciare i croccantini al cane, un semplice gesto. Non riuscivo a farlo. È banalissimo, ma non riuscivo neanche ad indossare il giubbotto. Per farvi più o meno capire qual era la mia condizione e come era nata così all'improvviso, da un giorno all'altro. Adesso dimmi, prima di proseguire con il video, tu personalmente come avresti reagito? Come ti saresti comportato in una situazione del genere? Dopo pochi attimi di sconforto, mi sono subito messo all'opera. Ho contattato un fisioterapista che, in squadra con il mio personal trainer, si sono subito messi all'opera per risolvere il mio problema. E mentre da un lato loro si impegnavano ad offrire il miglior supporto, io dall'altro lato mi impegnavo al massimo per permetterci in squadra di raggiungere il nostro obiettivo comune, e cioè la guarigione. Che, spoiler, ha richiesto più di un anno. E tornando alle citazioni da vocabolario, avete mai sentito parlare di resilienza? Per quello che riguarda i materiali
è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. In psicologia, invece, è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. In un solo giorno ero venuto a contatto con qualcosa che per guarire aveva bisogno di un minimo di 8 mesi fino ad un massimo di 2 anni. Se ti ci impegnavi, ovviamente, perché altrimenti poteva lasciare indelebile la rigidità delle spalle. Vi ho messo a conoscenza di questo episodio personale per dimostrarvi che certe volte bisogna semplicemente fare. Alcuni cambiamenti, positivi ovviamente, non saranno mai rapidi come ci aspettiamo o desideriamo. Viceversa, quelli negativi a volte lo sono davvero. Fin troppo, oserei dire. Tutto è nelle nostre mani e nella capacità personale e soggettiva di agire in maniera tempestiva davanti alle difficoltà per porvi rimedio. E questo può spesso davvero spaventare e creare un senso di demoralizzazione o di solitudine. Penso quindi che sia davvero giusto godersi e immergersi nello sconforto iniziale al fine di poter capire davvero qual è la situazione, quali sono le sensazioni che ci fa provare e ci trasmette, e infine, però, non adagiarsi sugli allori e trovare subito una soluzione. Quindi, che tu decida di rivolgerti ad un esperto o che tu decida di gestire in piena autonomia il tuo percorso, spesso la resilienza è l'arma più efficace, soprattutto davanti ad una sconfitta. Ho personalmente interesse e intenzione di creare altri contenuti su questo argomento. Quindi vorrei farti delle domande. Sei una persona che si fa travolgere dalla demoralizzazione? O riesci ad agire in maniera tempestiva davanti ai problemi? Inoltre, ricorda di non aver paura nel farmi delle domande. Riceverai sicuramente una risposta personalizzata che potrà aiutarti nella tua personale condizione, senza utilizzare esempi generici. Quindi a domanda io risponderò personalmente. In attesa del nostro prossimo incontro ti invito ad interagire con questo episodio. Lascia pure un segno d'approvazione, un commento o semplicemente condividilo con qualcuno a cui pensi possa tornare davvero utile. Ricorda inoltre che puoi sostenere anche economicamente questa serie tramite una donazione oppure richiedendomi una consulenza privata. Trovi tutti i link utili qua sotto nelle descrizioni. Passa una fantastica giornata e noi ci ritroviamo semplicemente qui.